Santo Ronzo mia benegna, si padrono d'un regno, servitore di Gesù, Santo Ronzo, aiutano tuia. Santo Ronzo per dottore. È il 26 agosto 1977. Ostuni, l'antica e pittoresca cittadina in provincia di Brindisi, si sveglia prima del solito perché oggi ricorre la festa di Santo Ronzo, patrono della città fin dalla metà del XVI secolo. Si completano le luminarie. Si montano le bancarelle, si passa l'ultima mano di calce sui caratteristici muri delle case, perché la città bianca, così viene soprannominata Ostuni, formi una degna cornice alla famosa cavalcata di Santo Ronzo. Nelle famiglie che hanno un cavallo che parteciperà nel pomeriggio alla processione con il santo, c'è molto fermento. Tutti insieme provano per l'ultima volta bardature, fiocchi e nastrini. Ne va di mezzo l'onore della città e un premio per la migliore partecipazione. La cavalcata di Santo Ronzo è una delle numerose manifestazioni religioso-folcloristiche che, in virtù di antiche tradizioni, vengono organizzate d'agosto in tutta l'Italia. In questa trasmissione cercheremo di analizzare il rapporto tra la religiosità popolare del luogo e queste forme di espressione. Al mattino, solenne concelebrazione in cattedrale, dove la statua di Santo Ronzo è stata esposta alla preghiera dei fedeli che si sono alternati per 11 giorni, parrocchia per parrocchia, nella preparazione alla festa. Il santo è venerato in tutta la Puglia, ma in particolare ad Ostuni. Nato a Lecce nei primi decenni della nostra era e convertitosi al cristianesimo per opera di San Giusto, si formò alla scuola diretta di San Paolo Apostolo e fu consacrato vescovo della nascente chiesa salentina. Sotto la persecuzione di Nerone, Ronzo fu imprigionato e dopo il carcere, la flagellazione e altri supplizi, subì il martirio nell'anno 68. Nel suo ufficio di pastore, Ronzo non risparmiò fatiche e premure per il suo popolo e sempre il suo patrocinio è stato efficace contro terremoti, guerre e altre calamità. Per il dono della pioggia, perché tu, come nel passato, per intercessione del nostro santo, ti ricordi della nostra terra, benedicendola con l'abbondanza dei frutti, a sostegno degli umili e dei poveri che vi lavorano, preghiamo. Accogli, o Padre. Alla solenne liturgia eucaristica presieduta dall'arcivescovo sono presenti le autorità civili e militari, moltissimi religiosi e i laici che riempiono tutto il grandioso tempio. Se guardiamo però alla composizione dell'assemblea, notiamo che prevalgono nettamente anziani e donne, segno che è cambiato qualcosa nella devozione al santo. Lei è un miracolato di Santo Ronzo, ci vuol raccontare la sua storia? Sì, avevo 10-11 anni, 12, ed ero ammalato. E la malattia divenne grave. I familiari erano preoccupati. Mi venne di dire un paternostro a Santo Ronzo, benché avevo quell'età, capivo questo. Un giorno mi vidi la stanza illuminata, tutta illuminata, è una figura innanzi a me. Se non temere, dice, devi guarire subito, dice, che devi guarire subito.
Dico, e voi chi siete? Sono Santo Ronzo. Senta, la devozione al santo negli ultimi anni è diminuita? Con tutti gli affari della vita, non è che è sparito, è scemato di qualche poco. Perché sono devoto di Santo Ronzo? Sono stato sempre devoto. Sono devoto che ho visto il miracolo, che è caduto un fulmine. Quando qua, è caduto? Quando il giorno 25 di agosto, alla vigilia di Santo Ronzo, è caduto. E lei ha pregato Santo Ronzo? In quel momento, come mi ho visto, insomma, nella fiamma di fuoco, ho pregato Santo Ronzo e tutti i santi. Perché io mi sono chiamato un morto risuscitato. Quanto più miracolo ho visto alla vita mia, più mi ha cresciuta la fede, versa di Santo Ronzo e di tutti i santi, come è giusto. Quindi io tutte le domeniche vado a messa, tutte le domeniche. Quindi dalla sera quasi recitisce insomma insieme con mia moglie il Santo Rosario, come è stato, siamo stati insegnati dai primi antenati nostri degli genitori. Negli uniamo vicino al Fugarino e ci viene il Santo Rosario. E dopo il Santo Rosario, andiamo a riposo, a coricare, che domani ne dobbiamo alzare presto e dobbiamo andare a lavorare. Da 6 mesi qui non piove, voi vi rivolgete a Santo Ronzo per avere la pioggia? Sì, ci rivolgiamo a Santo Ronzo, ci rivolgiamo a Dio, ma come intercessione ci rivolgiamo a Santo Ronzo, come mediatore, che intercede presso Dio, che ci manda la pioggia, perché le campagne stanno andando proprio male. Lo preghiamo tutte le 24 ore in questa necessità, ma principalmente lo preghiamo la sera, quando ci riuniamo in famiglia, perché lì siamo più riuniti. E crediamo un motivo più valido per essere più raccolti, per essere più sentiti praticamente. Avete fiducia nella concessione della grazia? Tanto fiducia, ce l'avevano i nostri progenitori e continuiamo ad averla noi, perché altro non possiamo chiedere, non è che possiamo chiedere a un amico sta cosa qui, la chiediamo esclusivamente a Dio con l'intercessione di Santo Ronzo. E i giovani di qui cosa pensano di queste forme di devozione? Guarda, il pensiero dei giovani forse differisce un po' dal pensiero degli anziani, in quanto crediamo, io perlomeno credo in un qualcosa di più reale, credo che rivolgendosi a Santo Ronzo per avere la grazia, credo che, non lo so, no, questo non sia possibile. Credo che la pioggia come fenomeno atmosferico sia determinata da determinate cause, quindi non trovo il nesso per ricollegare le cose. La signora cosa pensa di questo contrasto tra genitori e figli? I giovani non hanno bisogno di Dio perché ci sono i genitori che li sostengono. Siamo noi i genitori che ci dobbiamo preoccupare, no? E loro se ne avvalgono di questo. Perché quando ci vuole la 5.000 lire la chiedono al genitore e il genitore, anche se non ce n'è, fa i sacrifici e gliela dà. Ma noi a chi gliela dobbiamo chiedere? Se Dio non ci dà la salute, non ci dà l'acqua per poter raccogliere il raccolto. Quindi non c'è altra possibilità. Nel pomeriggio la famosa cavalcata di Santo Ronzo. Una ventina di cavalieri attendono nella piazza della cattedrale, opera mirabile del gotico romanico pugliese, l'uscita della statua del santo per seguirla in processione. I cavalieri, una ventina e di età le più diverse, indossano un corpetto rosso con arabeschi in trina bianca e hanno un copricapo dalla forma cilindrica che ricorda il fez dei turchi. I cavalli, spesso morelli di razza foggiana, portano una mantiglia con fondo rosso, avente sul davanti l'immagine della cattedrale o lo stemma del comune, e sono adornati da ricche bardature e catenelle d'argento, da nastri e fiocchi rossi e bianchi. I cavalli si pongono in coda alla processione, le cui origini si perdono nei secoli e sono così oscure che molte sono le versioni che se ne danno. Secondo la più attendibile, nel 1656 le popolazioni della provincia di Lecce, di cui Ostuni allora faceva parte, si salvarono dalla peste che mieteva vittime nel regno di Napoli. Il prodigio venne attribuito alla speciale protezione di Santo Ronzo e a tutti i bambini nati nell'anno e in quello successivo fu imposto il nome di Oronzo. A Ostuni si cominciò allora a edificare una chiesa sopra la grotta dove si era nascosto il santo durante la persecuzione di Nerone e dove era zampillata una fonte miracolosa per dissetare e per battezzare i catecumeni.
Contemporaneamente nacque la processione che partiva dalla città e che, diversamente da oggi, terminava al santuario, lontano circa 4 chilometri. Alla processione partecipavano 24 cavalieri delle famiglie più nobili del luogo, con le loro insegne medievali di conti, duchi, baroni e marchesi. Poi, quando Ostuni cadde in mano al duca Giovanni Zevallos e i cavalieri preferirono abbandonare la città, subentrarono i vaticali, cioè i conducenti dei carri addetti al trasporto delle merci e dei prodotti agricoli da Ostuni ai paesi circostanti. Oggi la cavalcata sembra suscitare soprattutto l'entusiasmo dei turisti che accorrono da ogni parte ad affollare la piazza e le strette strade della cittadina. Infatti, oltre al clero e alle autorità civili e religiose, pochi sono coloro che seguono la processione che attraversa tutta la città con spirito di devozione. Perché? Forse non sono più valide queste forme di culto e queste manifestazioni di fede? Oggi la forma di devozione ha perso un po' quel suo significato che aveva prima. Prima la devozione a Sant'Oronzo aveva un significato profondo, cioè la gente vedeva questa festa come la vera festa di popolo, vedeva in Sant'Oronzo il vero protettore. Oggi come oggi invece questa festa ha perso tutto il suo significato, è diventata più che altro una festa mondana, una festa piena di spettacolo, una festa piena di sport, ha perso tutto quel suo significato religioso che aveva una volta. Non è più la devozione al santo, ma quasi quasi un andare in piazza per ascoltare il cantante preferito, per vedere la manifestazione sportiva che più piace. Per cui abbiamo perso quel senso di pellegrinare, di andare incontro al santo, di andare a trovare il santo nel suo santuario di campagna. Abbiamo perso quella che era prima la giornata prima della processione, cioè quella che noi chiamiamo attualmente la novena. Abbiamo perso il significato perché, appunto per questo, perché ogni sera ci piace di più andare in piazza ad ascoltare qualcosa, ci piace di più passeggiare e vedere le lampadine accese che la nostra amministrazione comunale fa mettere ogni anno. Una volta il popolo ostunese si recava al santuario di campagna perché invocava l'acqua dal santo. Oggi come oggi, da tanto tempo ad Ostuni non piove, no? Per cui prima, quando succedeva una cosa del genere, ci si organizzava tutti insieme, si andava in campagna per prendere la statua del santo affinché facesse il miracolo della pioggia. Oggi la gente aspetta, prega il Signore, così tanto per dire, affinché venga la pioggia, ma questa non c'è. Anche se questo può essere un discorso per assurdo, per me rientra sempre nella forma di tradizione. Cioè, il popolo ostunese ha perso quel suo significato profondo, ha perso quel significato religioso che aveva una volta. Anche se l'acqua non veniva per il santo, no? per grazia del santo, era sempre un qualcosa che faceva gioire il popolo ostunese. Cioè, faceva ritrovare insieme, ci si divertiva. Dopo magari una pioggia, il popolo ostunese era contento, si andava in campagna, si ballava con i nostri canti tradizionali, si cantava, si era più allegri, si era tutto diverso. Monsignore, che rapporto c'è tra la religiosità popolare del luogo e queste forme di devozione? Il rapporto a prima vista sembrerebbe puramente storico, di tradizione. Si è fatto sempre così, si continua a celebrare la festa di un santo in una cornice di festa popolare. Ritengo che il rapporto sia più profondo e tocchi la radice dell'animo umano, in particolare dell'uomo meridionale. Cioè è il raccordo con i valori superiori di Dio, rappresentati dal santo protettore in questo caso, che l'uomo meridionale vive festosamente, gioiosamente,
anche se incrostazioni ci sono state e ci sono, però questa è la radice più pura, e su questa radice che noi dobbiamo costruire educando, ecco, al meglio gli uomini d'oggi, i giovani d'oggi, che comprendo certe forme o non accettano o le vorrebbero migliorate, trasformate. Che i giovani non siano d'accordo è scontato, perché i giovani esprimono la novità del tempo e bisogna sintonizzarsi, ecco, con i giovani per cogliere ciò che la religione oggi può e deve portare agli uomini, perché quella radice profonda di cui parlavo, di legame con Dio e col mondo della fede, possa essere coltivata e crescere magnificamente. Come operare? Non basta agganciare i giovani accettando quello che loro propongono, cancellando ciò che essi rifiutano. È necessario stabilire un colloquio, un dialogo sui valori sostanziali della fede, perché i giovani non contestano il Dio, non contestano la Chiesa in quanto tale, non contestano i santi. Loro sono critici sulle forme, ma sulle forme sono critico anche io. E se tante incrostazioni oggi cadessero dalle feste religiose, evidenziando il fatto spirituale, l'annuncio della fede, l'esperienza di liturgia, di eucaristia, l'afflato di carità tra gli uomini, beh, se tutto questo accadesse, la festa di Santo Rozzo, come qualunque festa, sarebbe certamente ben accetta dai giovani di oggi. Domani, dopodomani, il problema verrebbe riproposto. La festa del patrono Santo Rozzo è indubbiamente l'occasione perché tutta la città si raccolga intorno al suo santo, che per tradizione è l'espressione più genuina di tutte le tradizioni popolari ostunesi. Dico così perché in effetti solo in occasione di Santo Rozzo noi vediamo tutta la città veramente riunita, anche perché in questa occasione tutti i nostri concittadini che purtroppo hanno dovuto emigrare sia al nord sia all'estero ritornano ogni anno per assistere alla tradizionale festa del patrono Santo Rozzo. Ed è una tradizione che a mio avviso non potrà mai sparire, perché per gli ostunesi tutti la cavalcata al seguito della processione del santo è la vera manifestazione del folklore ostunese, che però non guasta quella che è la devozione per il santo. È un tutt'uno a mio avviso inscindibile, lo è stato per il passato, ma lo sarà certamente anche per l'avvenire. Quindi se ci fosse una scissione tra il momento religioso e il momento folcloristico, la gente sarebbe contraria? Certamente, avremmo tutto il paese contrario, perché ripeto, non è che il momento folcloristico, cioè la cavalcata, vada a detrimento di quella che è la devozione verso il santo, tutt'altro. Sono due cose che sono inscindibili, perfettamente unite e che devono, a mio avviso, ma credo ad avviso di tutta la popolazione di Ostuni, perché conosco gli umori degli ostunesi, è una cosa che deve restare così com'è. Molti dei cristiani, in particolare tra i giovani, non partecipano ai festeggiamenti in onore di Santo Rozzo perché lamentano una eccessiva commistione tra l'aspetto frivolo e commerciale, gli spettacoli, la fiera, i turisti, e il significato prettamente religioso e spirituale della festa. Ascoltiamo alcune loro proposte. Noi giovani di Azione Cattolica vorremmo che questa stessa manifestazione diventasse un po' diversa dal punto di vista religioso, cioè noi giovani vorremmo rivalutare il santo come esempio di vita vissuta, come una testimonianza cristiana, e quindi conoscere con più precisione la sua vita innanzitutto, e poi tutto quello che
è riuscito a dare agli uomini quando è vissuto. Però in questo piano di rinnovamento, per passare dal tipo di religiosità esistente alla religiosità che noi vorremmo portare, dovremmo andare un po' piano, perché non possiamo naturalmente mettere da parte tutta una tradizione delle persone anziane di Ostuni e portare noi un rinnovamento radicale di tutte quante le festività. Certe espressioni della devozione al santo hanno suscitato negli ultimi anni attriti tra la comunità civile e quella ecclesiale e all'interno della stessa chiesa locale di Ostuni. Ma questo contrasto non riflette forse il travaglio esistente nel rapporto fra rinnovamento e tradizione nella Chiesa? Per noi rinnovamento significa essenzialmente un rinnovamento non strutturale, cioè che non tocchi soltanto l'ambito dell'istituzione, no? Cioè il cambiamento, non so, di questo o di quella persona nel consiglio parrocchiale o nel consiglio pastorale. Per noi rinnovamento, per noi di Comunione e Liberazione, rinnovamento significa essenzialmente un rinnovamento prima di tutto nella fede. E quindi l'avere un concetto diverso e più profondo, più personale della fede. Allora il discorso va separato per quanto riguarda il mondo degli adulti e degli anziani, che ancora sono rimasti attaccati a un certo tipo di tradizioni che se in alcuni casi possono essere giustificate e valorizzate, non in tutti i casi possono essere ammesse ed appoggiate. E nel mondo giovanile invece, da alcuni anni a questa parte, c'è stato un notevole fermento. Un fermento che ha tentato di rendere la fede un fatto comunitario. Quindi il tentativo da parte dei giovani, al di là del gruppo a cui appartenevano, di rendere la fede un fatto che apparteneva a tutti e quindi il cercare di aiutarsi a crescere nella fede proprio nell'ambito di una comunità cristiana. Questo è stato il primo rinnovamento. Ad ogni modo, se dobbiamo parlare anche di un tentativo di rinnovamento dopo il concilio, vediamo che ancora nelle nostre parrocchie, purtroppo la collaborazione dei giovani, non dico che è del tutto rifiutata, ma spesso è amputata in tutte le sue sfaccettature migliori, diciamo. Per cui ancora assistiamo ad alcune parrocchie, a parte le parrocchie in cui i parroci comandano, diciamo, da tanti anni, ma assistiamo ancora a delle parrocchie in cui i consigli parrocchiali, i catechisti sono sempre gli stessi da decenni e spesso si rifiuta la collaborazione di tanti giovani, la cui collaborazione invece potrebbe essere essenziale e fondamentale. Per quanto riguarda la preghiera c'è una forte tradizione, cioè la preghiera che viene vista solamente come un momento per chiedere le grazie al santo, alla santa, per chiedere la grazia al Signore. Per cui appunto si riduce ad essere una forma per lo più negativa di preghiera. Per cui noi proponiamo come giovani di Azione Cattolica che la preghiera venga vista come un momento di comunione diretta e profonda con il Padre, con il Signore. Per cui la necessità di dare grande importanza, grande rilievo all'ascolto, alla meditazione della parola di Dio, che in effetti molto spesso viene dimenticata, viene ignorata. Allora, inoltre sembra scarsa la nostra sensibilità ai problemi sociali del paese, per cui sembra quasi che con la preghiera vogliamo risolvere tutto. Forse sensibilizzare chi è vicino alla Chiesa, in modo che il lavoro si estenda anche oltre a questi problemi sociali, potrebbe essere già molto ma molto importante. E quindi, per esempio, le offerte che si raccolgono durante la festa del Santo. Innanzitutto dire per quale ragione si raccolgono, così la gente sarà anche più disposta e preparata a conoscere anche il problema che si vuole tentare di risolvere con queste offerte. Certamente non saranno la risoluzione definitiva, però potranno costituire quel primo passo verso un inizio della risoluzione del problema stesso. Qual è il rapporto tra rinnovamento e tradizione nella Chiesa ostunese? Credo che sia lo stesso rapporto che esiste un po' in tutti gli strati, ecco, della comunità cristiana.
no? Della comunità cristiana, e non soltanto in Ostuni, mi sembra, anche se ogni ambiente ha una sua cultura, ha delle sue tradizioni e quindi più o meno copre una certa dimensione, una certa direzione. Cioè, mi sembra che oggi, ecco, a livello locale i mezzi di comunicazione sociale abbiano influito moltissimo, moltissimo nel senso di una certa promozione, di un certo miglioramento, di una certa qualificazione anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista, diciamo, dell'intelligenza delle cose. Per quanto riguarda la Chiesa, evidentemente utilizza questi mezzi e pone anche altri strumenti di pastorale per poter migliorare tutta una situazione che da tempo va diventando diversa. Adesso non dico se migliore o peggiore, va certamente diventando diversa. Lei non teme che questo rinnovamento possa creare delle divisioni tra i vari componenti della comunità ecclesiale ostunese? È un rischio notevole che si ha, cioè di questa divisione che può essere determinata, però non mi sembra che questo rischio debba essere proprio molto diciamo temuto, proprio perché anche se ad inizio ci possono essere alcune sfasature, io credo che in un certo momento potremo avere senz'altro delle, come dire, non soltanto dei recuperi, ma potremo avere il miglioramento, cioè potremo avere i frutti ed anche delle soluzioni non prevedibili probabilmente, ma certamente sicure e positive. Il giorno seguente la cavalcata, la statua argentea del santo viene trasportata, sempre in processione solenne, dalla chiesa di San Francesco, dove è stata esposta alla venerazione dei fedeli per una giornata, nella casa della famiglia Sansone, che da sempre ne è proprietaria. Commendatore, ci può raccontare la storia di questa statua? Questa statua è stata realizzata da un mio antenato e commessa a un orafo napoletano, Luca Baccari, nella seconda metà del Settecento. Per testamento di questo mio antenato si trasmette di primogenito in primogenito e c'è l'obbligo di concederla ogni qualvolta le autorità religiose o civili lo richiedano. Questo avviene sistematicamente ogni anno in occasione delle feste patronali qui in Ostuni. Scusi, questa statua è motivo di devozione nell'arco dell'anno? Questa statua è motivo di devozione. La mia famiglia è stata una famiglia sempre molto cattolica e in questa tradizione cattolica si continua a tenerla oggi con pieno culto in una cappella privata dove vengono celebrate sistematicamente delle messe e tutte le funzioni inerenti al culto del santo. Una festa religiosa come questa di Sant'Oronzo fa pensare a Dio, fa pensare agli uomini che vivendo secondo Dio diventano santi. Ma santi non significa semplicemente avere un'aureola, stare su un altare. Santi significa aver fatto un'esperienza di vita sana, di una vita onesta, di una vita di virtù, di bontà. E questi uomini vengono glorificati. La festa di Sant'Oronzo, ecco, ci fa pensare alla Chiesa. Perché Cristo, in questa comunità che è la Chiesa, ha consegnato il Vangelo, ha consegnato la grazia, ha consegnato se stesso dell'Eucaristia, i sacramenti, il messaggio di e l'esperienza di comunione, di carità. E alla Chiesa io penso proprio trovandomi in una festa che coinvolge tutti quanti, perché la Chiesa è una comunità di popolo, di fedeli. E perché questa comunità di popolo, di fedeli non può avere un momento gioioso, esterno, e canta, gioisce, danza, si stringe la mano, consuma assieme qualche cosa. Allora, sono tutti valori religiosi incarnati in questa realtà. Ed è proprio tra balli, canti, fuochi d'artificio che solo a notte fonda si concludono i festeggiamenti in onore di Sant'Oronzo.
Domani, per molti ostonesi, comincia il lavoro nei campi per la raccolta dell'ulivo e per la vendemmia, le ricchezze della zona.